Siamo Roberto, buon pomeriggio, siamo finalmente live, ce l'abbiamo fatta. Mi senti? Sì? Pronto? Roberto, mi senti? Buon pomeriggio. Oh, Ciao Giovanni, ti ti sento bene, forte e chiaro. Ciao, 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 Oh, ciao. ciao, Come ciao. va? Allora, Io tutto bene, tutto ti bene. Allora, sento benissimo. Sì, ti sento. Prima di iniziare volevo dire a tutti coloro che ci stanno guardando da Vasta Web che se vogliono fare delle domande in diretta possono commentare direttamente sotto al link della pagina. Quindi se c'è qualcuno che vorrà fare qualche domanda, ti risponderò e ci interfacceremo in tempo reale. Allora, innanzitutto la prima domanda che ti vorrei fare è come stai vivendo tu personalmente questa quarantena? A vederti. Pronto? Mi Mi senti? senti Giovanni? Io Ti sento un po' a tratti adesso. non ti sento più e non ti vedo più, Giovanni. Aspetta che ti rimando il link, ti rimando, va bene? Ora, aspetta, ora va meglio. Giovanni? Mi vedi? Mi senti ora? Aiuto, mi sa che qua c'è un problema di connessione, ragazzi. Purtroppo quando si fanno tante dirette. Mi senti Senti, Roberto? Mi senti? adesso ti sento perfettamente, però sei Oh. proprio sparito. Mi vedi? Sì, ti vedo e ti sento adesso, sì. Ah, ok, non so che è successo. Allora, ti volevo dire, la prima domanda che voglio fare per cominciare un attimino questa intervista, questa conversazione, è come stai vivendo tu questa quarantena, personalmente parlando? Dove ti trovi? Quante Io sono a cose hai dovuto casa, annullare a sì. casa? Io sono a casa, sono a Lugano, in Canton Ticino, in Svizzera, e qua diciamo così che al contrario dell'Italia, a differenza, scusami, dell'Italia, non c'è bisogno dell'autocertificazione per uscire per strada e per andare a fare anche soltanto due passi, però vedi poca gente in giro, ecco, diciamo che. Diciamo è più rispettosa delle regole, se Sì, diciamo che il ticinese, lo svizzero in generale è molto più rispettoso delle regole, se gli dicono, se gli consigliano è meglio stare a casa, state attenti, non uscite troppo, fate la spesa, quello che dovete fare, ci mancherebbe altro, però non 10 volte al giorno, cioè lo svizzero è preciso, insomma si sa che gli svizzeri sono abbastanza precisi, qua è sì. Svizzera italiana, quindi diciamo un po' l'influenza dell'Italia c'è, però la È un po' precisione diciamo. è un po' però devo dire che va bene, va bene, va bene, ci troviamo bene. C'è una cosa molto bella per quanto riguarda invece gli over 65, che non possono entrare al supermercato perché è pericoloso per loro mischiarsi alla gente. Allora cosa succede? Che gli over 65 possono fare un numero, chiamare e gli portano la spesa a casa. Ecco, diciamo che è il contrario invece dell'Italia, dove invece gli over 65, se non sbaglio, 75 anche, invece hanno una corsia preferenziale per entrare ai supermercati. Capito. Poi per il Sì, resto la quarantena è la stessa, stiamo a è casa. uguale, è uguale. È uguale un A po' non per far niente tutti. se non a fare queste interviste, questi collegamenti che ci piace tanto fare, ecco. Sì, almeno nel nostro mondo rimaniamo un po' attivi, almeno sui social. Assolutamente sì. Assolutamente sì, almeno sui social. Ci facciamo vedere. Io ti dico, continuo a fare dirette Instagram. Ho fatto dirette con Marco Masini, con Jerry Calà, questa sera c'è un amico che ha la Lauretta, con Nicola Savino. Cioè, sto cercando di ricoinvolgere tutti i miei amici nelle mie dirette. Sul mio canale Instagram, sulla mia pagina Instagram e anche su Facebook, perché comunque, bene o male, sono quelli i due canali che si utilizzano, no? Certo. Se tu ti potessi descrivere in poche parole, chi è Roberto Ferrari? Sì, è uno che ha sognato sempre con la passione della musica e della radio, di fare radio, e fortunatamente ho avuto la grande fortuna, di arrivarci nel 1988 a Radio DJ. Da lì non mi sono più staccato, sono ancora lì e sono ormai 32 anni che risiedo all'interno di Radio DJ in via Massena e da 22 anni faccio il programma forse più divertente della radio, intendo che è Ciao Belli col DJ Angelo. Noi ci divertiamo, quindi ci divertiamo prima noi per far divertire voi. Quindi diciamo che il programma ce lo facciamo prima per noi. Hai Se avuto viviamo, trasmettiamo anche quello. sì. Hai avuto altre proposte da altri emittenti da quando sei radio DJ? Ma guarda, sinceramente sì, ci sono state alcune situazioni, però perché? Cioè, nel senso, mi trovo così bene con il mio gruppo, che conosco ovviamente da anni, ci sono stati personaggi che sono arrivati, personaggi che se ne sono andati, personaggi che sono ritornati,
perché no? Però secondo me rimanere in una radio fissa per anni premia. Ci sono anche quelli che fanno un giorno vado di qua, un anno vado di là. Sì. Ci sono stati quelli che fanno slalom, classico. Però poi si perdono perché la fedeltà radiofonica rimane nel fatto che tu devi rimanere sempre nella stessa radio per far sì che gli ascoltatori che sono arrivati con te la prima volta possano crescere con te, no? Bello è quello. Certo. Come è nato il tutto? Nel senso che tu da ragazzino hai avuto la sempre passione per la radio, ma diciamo qual era l'età adolescenziale più o meno che hai avuto il sentore di iniziare questo rapporto con la radio e poi diciamo le prime opportunità? Ma io da qui dai 14-15 anni ho cominciato a fare la radio in casa, anche perché non c'era internet, non c'era il web, non c'era niente. C'era la TV, era 3-4 canali, no, 3 canali, 3-4 canali, c'era Rai 1, Rai 2, cioè la Svizzera, Capodistria e Telemonte Carlo, ecco, forse, ma sono arrivati dopo. E c'erano le prime radio private e quella era la cosa bella perché tu avevi la radio col sintonizzatore che giravi, non era digitale, non è che c'era il Certo, nome, nemmeno analogica possiamo dire. analogico totale e dovevi trovare la stazione, con il fruscio sotto e tutto il resto. Io ho E... letto che tu te la sei creata proprio Sì. tu, la prima radio a casa, possiamo dire. Sì, me la sono fatta in casa, diciamo così. Mi sono fatto una piccola radiolina con un trasmettitore FM da mezzo watt. E trasmettevo in tutto il palazzo, cioè mi sentivano quelli che io ovvio che dovevo avvisare le persone che stavo trasmettendo, non è che trasmettevo 24 ore su 24. Allora chiamavo quello Certo. del ristorante sotto, della pizzeria sotto, chiamavo il mio amico di fronte a casa, gli dicevo guarda che inizio col programma, sentitemi, ascoltatemi, e poi non è che potevo neanche ricevere messaggi che mi confermavano che loro mi stavano ascoltando, però finita la diretta gli telefonavo col telefono, col disco combinatore, col numero tondo, col disco tondo, e diceva allora mi hai sentito? E lui mi diceva sì, ti ho sentito, la prossima volta metti quello cioè, piuttosto che quell'altro. E avevo i 45 giri, avevo un 45 giri, un registratore a cassette, quindi veramente ero basico. Capito. Un'altra domanda ti volevo fare. Sì. Mi senti? Sì, io ti sento, Sento. tu sei immobile, però in questo momento Sento. sei frizzato in una posizione, con un sorriso frizzato e fermo. Beh, non so perché abbiamo oggi un po' di problemi di Di connessione. connessione, ma quello è un classico, ragazzi, quello... Sì, purtroppo. Tutti quanti saranno collegati adesso su internet e quindi Bene, benissimo. giustamente. Allora, È l'orario clou questo, è l'orario più pieno. sì. Eravamo nati. Allora, dicevamo, tu avevi iniziato così, Sì. ma la tua fonte di ispirazione, cioè quando hai iniziato tu, avrai avuto qualche punto di riferimento come Come nell'ambiente no, certo. Beh, radiofonico? Renzo Chi c'è? Arbore e Gianni Boncompagni, parliamo proprio di storia della musica, della radio, scusami, storia della radio. E poi ascoltavo le classiche radio tipo 101, 101, Radio Milano International. Non c'era ancora DJ quando ho iniziato io con le mie radioline piccoline, con la mia trasmissione c'era 105, c'era 101, e quindi ascoltavo loro, diciamo, ecco. Poi hai avuto l'opportunità di conoscere i tuoi idoli nel trascorso della Assolutamente tua sì, carriera. assolutamente sì. E sono diventato anch'io praticamente parte integrante della famiglia. In 32 anni era DJ ormai. Sì. lo sai, è una cosa molto bella, cioè realizzare un sogno. Sì, ovviamente tu hai visto dagli arbori la radio nascere e crescere, ma e poi c'è un vissuto fino ad oggi. Le Sì. differenze che hai trovato, che trovi ancora Sì. tra lo ieri ed oggi, La quelle differenza, principali? beh, c'è la differenza che praticamente non c'è più soltanto la radio, adesso c'è anche il web e quindi la radio si è adeguata al web, nel senso che ormai non se l'ascolta più sulla radiolina portatile come una volta. Il Certo. mezzo principale rimane la macchina per ascoltare la radio, perché comunque quando sei in macchina l'ascolti a casa ed è difficile perché sei distratto da 3.000 altre cose e magari accendi più la TV che la radio, diciamo. Poi la radio non c'è più da nessuna parte se non nelle app, diciamo. Certo. Ma nel complesso, secondo te, Sì. tra sia la parte della radio, ma anche web, unendole, gli ascolti sono aumentati, diminuiti? No, ma gli ascolti vanno bene perché allora se tu metti web e radio insieme, niente, anzi, secondo me il web ha migliorato la situazione perché
prima per ascoltare un programma. Internet. Mi sa di Ci sei? Ci sei sì, ci sono, Giovanni? ci sono. Mi senti? Ti vedevo a È stato un scatti. momento in cui sono arrivato. Infatti, dicevo che ci ha aiutato il web, perché prima dovevi ascoltare un programma in diretta, Sì. no? Adesso invece lo puoi anche riascoltare col podcast. Quindi diciamo che chi se l'è perso in diretta se lo può risentire col podcast, cosa che prima non esisteva. Quindi questa cosa ha fatto in modo che comunque ci fossero più ascoltatori. C'è qualcosa che vorresti cambiare tu nella radio? Qualcosa che vorresti fare secondo le tue passioni, Ah esigenze? beh, certo, io vorrei farmi la mia radio, questo è ovvio. Sì. Come quando ho iniziato, vorrei tornare a fare cioè la mia radio con la mia scaletta musicale, con tutti i miei gusti. Io penso che il futuro sarà proprio quello della radio personale, cioè nel senso non ci sarà più un editore solo, con tanti personaggi sotto, ma Sì. ogni personaggio si creerà la sua radio. Capito? Ci sarà più scelta, ci sarà più possibilità di scegliere. Quindi c'è chi verrà magari da Roberto, perché comunque ascolta quel tipo di musica, quel tipo di conduzione, comicità e tutto il resto. C'è chi andrà da Albertino perché ascolta la musica della discoteca. C'è chi andrà, non so, insomma, ognuno potrebbe avere la sua stazione radio col suo brand che si è creato negli anni. In una grossa radio, però parlo di c'è ancora tempo, secondo me c'è ancora tempo. Certo. E altre passioni oltre alla radio? Io so che è la passione per la canoa e anche per lo Sì, spazio. sono passato anche di lì da voi, nel 96. Sì, Ho so che sei anche diventato Guinness fatto la dei mia risalita primati, in canoa da giusto? Gallipoli al Lignano Sabbiadore, sono passato anche da Vasto. Ah, anche da Sì, Vasto. sì, sì, sì. Poi vabbè, lo spazio, comunque mi piacerebbe andare nello spazio prima o poi. Sì, lì sono entrato anche nel Guinness dei primati, sì. Ma non per la risalita, ma per una cosa che ho fatto l'anno dopo, girando in tondo all'idroscalo di Milano, ho battuto il record che era di un sudafricano. Ah, capito, capito. Progetti per il futuro, invece. Ma io ti dico questo, secondo me il futuro sarà molto sul web e non immediato, però tra 4-5 anni, 5, ecco. La radio sarà una radio molto personale. Tu ascolterai tante radio dal web perché c'è quel personaggio tipo podcast, tipo che ti piace, quindi tu anche dalla macchina, perché ormai anche in macchina puoi ascoltare le radio web, ci sarà questo sistema. Sparirà l'FM, ci sarà una scelta maggiore, non ci sarà più soltanto 88, 108, e ci saranno centinaia di migliaia di radio e lì sarà più difficile farsi spazio. Cioè, nel Ci senso sarà più che poi concorrenza, ci cambiano le sarà più. dimensioni. Sarà Sì. molto più difficile, non sarà come adesso, perché adesso è troppo facile. Adesso c'è una radio che fa tutto per te, tu sei all'interno di quella radio, quindi è più facile. Dopo invece si spezzetterà un po' tutto, perché queste generazioni dell'autoradio, della macchina e tutto, ok, ma appena passano queste generazioni e ci sono quelle nuove, io vedo i ragazzini di 12, 13, 14 anni, hanno in mano questo. Ma Capito? Guarda certo. che bello sia anche il marchio. Hanno in mano questo, no? E le distrazioni arrivano lì. Cioè, non è che uno va a sintonizzare o attaccare. Quindi o scarichi l'app di Radio DJ per ascoltarci, o se no, loro vanno a Certo. sentire quelli che vanno su YouTube e quelli che vanno su. Bisogna crearsi uno spazio lì dentro. Dei Però contenuti per adesso che c'è ancora la radio, eh. sì. In tutti questi anni, chi La è differenza particolare? fa nei contenuti. Sì, e contenuti, certo. In tutti questi anni, chi è il tuo, tra virgolette, collega che hai legato di più, con cui ti trovi anche meglio in rapporto? Beh, vabbè, quello con cui sto sempre tutti i giorni, DJ Angelo, ci mancherebbe. Poi c'è Nicola Savino, poi sono tutti i miei colleghi storici, Molella, Fargetta. Ci sono tutti i miei amici, insomma, anche Marco Baldini, tipo tutti amici che insomma ho incontrato in questi anni e che alcuni sono ancora con me, altri sono anche da altre parti. Quindi, diciamo, Però il rivalità mio gruppo, come lavorativa dicevo, quelli con è cui. relativa. La rivalità lavorativa è relativa. L'amicizia è rimasta, però. No, ma. Sì.
Ma anche tra DJ di altre radio, devo dirti la verità, noi ci divertiamo, cioè, almeno da parte mia non c'è niente contro nessuno e contro nessuna radio. E sono abituato così. Quindi, no, io la verità non la vedo, perché comunque c'è spazio per tutti, ci possiamo divertire tutti a fare un lavoro che ci diverte, che ci piace. In fin dei conti siamo degli eletti, perché fare questo lavoro c'è un lavoro divertente, non è faticoso, insomma, è una cosa che ci piace. E non guadagniamo come i calciatori. Siamo meno dei calciatori, però va bene, lo stesso. Un'altra domanda. Io penso di aver letto, mi hanno riferito, che ci dovrebbe essere pure qualche progetto televisivo, o sbaglio? Qualcosa in TV? Sì, assolutamente sì. Io e mia moglie abbiamo prodotto un programma televisivo molto bello che vedrete tra poco. Non posso Ci dire puoi altro. dare niente, nessuna No, anticipazione? no, 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 perché ti spiego, io ho proprio messo un post l'altra sera quando ci hanno dato l'ok definitivo e abbiamo consegnato il materiale finito, adesso devono decidere loro quando metterlo in onda. Ci E puoi dire appena almeno la rete televisiva? Nemmeno niente, non posso dire la niente. rete. No, almeno già stavamo pronti per. Purtroppo no, perché Capito, dobbiamo capito. coordinarci con loro per una promozione fatta bene, capito? Quindi a All'incirca sai quando uscirà? O manco giugno, quello? dovrebbe A essere giugno. giugno. A Giugno, giugno, giugno. giugno. Quindi Quindi una cosa. manca pochissimo, un paio di mesi. Manca Sì, poco. E cioè, siamo arrivati. Sarà una sì. cosa serale? E secondo me andrà in più orari, e già qui ti ho Più dato ora. una Ah, mano. dai, No, almeno per chi ci ascolta abbiamo dato qualche ma poi input. seguitemi sui miei profili social e scoprirete tutto, perché bombarderemo poi, faremo di tutto di più. E poi come farai con la radio? No, questo è già prodotto, Ah, questo è già pronto, deve essere è già abbiamo pronto. messo un anno per realizzarlo, però Quindi è già avete. pronto, almeno la prima serie, poi speriamo ce ne sia un'altra, però siamo contenti e soddisfatti perché è una roba che abbiamo fatto noi, quindi siamo è una Sì. cosa legata all'amore. Allora io volevo ricordare che ci saremmo anche dovuti Ti ho visto incontrare bloccato qui. per. Pronto, mi sai, sì, ogni tanto va e viene, tanto siamo quasi agli sgoccioli, ora ce lo concediamo questo strappo. E Sì, ormai non c'è. dicevo, noi ci saremmo dovuti incontrare anche a San Salvo per il Giro d'Italia, saresti dovuto venire come ospite, quindi. Hai frequentato frequenti. E mi sembra che non ci sarà più il Giro d'Italia, se No, non speriamo è stato rinviato. speriamo nel rinvio, se ci sarà occasione di riformulare un po' Aiuto, il faccio fatica a tutto. capire. Sei bloccato così. Eccomi qua. Ok. Vai, vai, Ok. non va, vai, non va. Dicevo, speriamo nel prossimo futuro, se rifarà Sì. Sì, ma Italia, di sicuramente, ma sicuramente. riorganizzare come ci eravamo lasciati e tutto il resto. Assolutamente, assolutamente ci organizzeremo tranquillamente, tornerò da voi. Io penso e spero che questo si possa sbloccare, questa situazione si possa sbloccare prima di agosto, anche perché sarebbe Almeno veramente parte brutto della e triste stagione andare in estiva. spiaggia nei primi settimane. Come Almeno abbiamo farci un po' visto. d'estate, ecco, abbiamo Certo. visto, non chiusi dentro una cabina di plexiglass, capito? Sì. L'ultima domanda e poi salutiamo tutti quanti gli amici che ci stanno seguendo. Consigli per questa Grazie. quarantena? Che consiglio daresti tu a chi ci vede? Vabbè, uscire il meno possibile, nel senso resistere, perché cioè più stiamo a casa, più resistiamo e più ci liberiamo di questo. Bisogna seguire le direttive, bisogna essere, cioè non bisogna fare i supereroi e fregarsene di tutti, perché non serve a niente. Bisogna soltanto aspettare, avere un po' di pazienza, e chi non ce l'ha se la deve far venire per forza, perché comunque questo bisogna fare, questo bisogna seguire. E poi scopriremo se c'è qualche colpa, se qualcuno ha delle colpe oppure no, perché secondo me Sicuramente tra poi qualche usciranno tempo gli sapremo anche delle altarini. verità strane. Certo. Roberto, sei stato. Perché non ce l'hanno puntata giusta. È vero, troppe domande, troppe info, troppo vaghe, possiamo dire. Allora, Roberto, Sì, 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 sì. Ringrazio siamo arrivati agli sgoccioli. Io ti ringrazio. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico, problemi di te. internet. Ti ringrazio per questa fantastica intervista. Ti do un in bocca al Grazie a lupo voi. per quello che stai facendo.
anche per il programma che andrà in Ringrazio. onda verso giugno, come ci hai detto. E Certo, salutiamo tutti grazie. gli amici di Vasto Web, tutti i tuoi fan, i follower che ti seguono, che ci seguono. Assolutamente. E Grazie di diamo Vasto, di Termoli, di tutte queste zone bellissime di mare che vedrete, io sono convinto, per metà luglio, primi di agosto saranno piene di gente, Allora, noi ti aspettiamo a basso, allora. dai. Assolutamente, cioè, per forza. Ti ringrazio veramente per averci risposto e ti auguriamo Grazie. buon pomeriggio a tutti, buona serata a tutti quanti. Grazie Grazie. Roberto. Abbiamo vinto noi. La linea internet non ci ha ucciso. Abbiamo vinto noi. È vero. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.